Concentrata su due temi: il tema prettamente giuridico legale, abbiamo qui il nostro collegio giuridico che interverrà più avanti con il professor Federico Vernazza, l'avvocato Antonello Cervo e l'avvocato Carmela Oiemma, e poi avremo quindi una fase, diciamo, più tecnica, dove spiegare l'importanza di questo passaggio che c'è stato al TAR, che in realtà non è altro che un passaggio di competenze, no? Sul giudizio di merito delle 5 questioni pregiudiziali di ricorso, ma ha un'importanza fondamentale in questa fase, ce lo spiegheranno i legali. E poi avremo una parte un po' più politica, dove capire con i nuovi scenari come cambia anche la possibilità di andare avanti rispetto a questo decreto che ha dato di fatto il via libera agli inceneritori in tutta Italia senza portare precedentemente una riforma del ciclo dei rifiuti in Italia. Quindi insomma due parti di mattinata, una appunto incentrata sul collegio giuridico, poi ci sarà l'intervento del professor Maddalena, ovviamente l'intervento del nostro Massimo Piras, e è previsto anche l'intervento del sottosegretario onorevole Salvatore Micillo, che insomma spero sia con noi, spero ovviamente, perché sarà molto importante. Poi diciamo una seconda parte con Stefano Fassina, un delegato del Comune di Napoli, Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri, Alfonso Pecoraro Scanio, Guido Pollice, Angelo Consoli, Ugo Corrieri, Roberto Italiano e Fabrizio Permuti. Prima di passare la parola a Massimo, tre messaggi velocissimi. Uno della sindaca Virginia Raggi, che era stata invitata, che non è potuta venire per altri impegni in questo momento. La sindaca ringrazia vivamente, ma purtroppo per impegni istituzionali concomitanti e procrastinabili correlati al mandato di sindaco di Roma Capitale non le consento di intervenire a questa importante assemblea. Manifesta apprezzamento per l'impegno e il lavoro svolto, che intende sensibilizzare la società a problematiche a forte impatto ambientale e dai risvolti economici, leggo testualmente. Ci ha mandato una lettera anche il sindaco di Parma, Pizzarotti, che insomma dice: mi dispiace non poter essere dei vostri in una battaglia che reputo di civiltà e votata dal progresso. Nella mia città Parma abbiamo raggiunto risultati fino a pochi anni fa impensabili, toccando nel 2017 l'80% di raccolta differenziata, con un sistema virtuoso di porta a porta preso a modello in Italia e in Europa. Se tutti i comuni dell'Emilia Romagna attuassero il modello di Parma, si potrebbe prevedere di chiudere nel tempo 7 inceneritori sugli 8 in funzione. Questo è un concetto importante che spero verrà ribadito più avanti. Non ci siamo solo noi di Parma, molti altri sono gli esempi virtuosi in Italia, proprio perché le città danno ogni giorno prova di essere il motore del paese. Qui investiamo sulla riqualificazione energetica, qui realizziamo programmi Smart Cities, qui concretizziamo progetti a basso impatto ambientale, qui infine attuiamo politiche in grado di dare risposte concrete alle esigenze della società che reclama una sempre maggiore qualità della vita e dell'ambiente. L'articolo 35 dello Sblocca Italia perciò è un provvedimento che guarda al passato e non al futuro, un provvedimento conservatore quando nel mondo delle città i sindaci guardano al progresso. L'Italia non ha bisogno di incrementare il numero e la capacità di inceneritori esistenti che, doveroso ricordarlo, sono comunque considerate industrie insalubri. Le città hanno tracciato un cammino che finalmente parla di innovazione, qualità e rinnovamento. La battaglia contro gli inceneritori non è finita ma è appena iniziata. Da registrare molto importante l'adesione e il coinvolgimento della Federazione Ecologistes de Catalunya alla campagna europea che è stata avviata in Italia. La nostra federazione, ci dicono da Barcellona, ha accettato di partecipare alla campagna per diffondere la vostra iniziativa per fermare l'incenerimento e promuovere l'economia circolare. Anche il coordinatore catalano contro l'incenerimento lo ha accettato. Inoltre ci sono nuove aggiunte come la piattaforma Airenet di Barcellona,
che richiede la chiusura di incenerimento di Barcellona e che l'energia elettrica prodotta non viene venduta come energia verde, non venga venduta come energia verde. Diciamo anche che abbiamo trasferito le informazioni alla Federazione Spagnola Ambientalisti in Azione, è stata appunto trasferita, sì, c'è cioè una traduzione dal catalano all'italiano, e questo è quanto.